Donne che avete intelletto d'amore, quindi, si apre come la prima canzone di Loda, ma anche come una sorta di manifesto programmatico in cui troviamo indicati i nuovi propositi che si fa Dante riguardo questo nuovo modo di fare poesia. La canzone è una canzone di soli endecasillabi suddivisa in cinque stanze. E abbiamo una suddivisione poi interna in tre parti, che sono le tre parti abbastanza canoniche, ossia abbiamo una parte proemiale che coincide con la prima strofa, una parte centrale in cui si sviluppa in particolare il tema della lode di Beatrice, che coinvolge la seconda, la terza e la quarta strofa, e infine abbiamo un congedo conclusivo, l'ultima stanza, la quinta, in cui si ha un congedo molto tradizionale per quanto riguarda la tradizione delle canzoni. Nella prima stanza, dal titolo lo sappiamo, si identifica innanzitutto chi saranno i nuovi destinatari di questa poesia. In particolare nella prima stanza si citano le donne che hanno intelletto d'amore, quindi le donne gentili che comprendono questa forma di amore, le donne cortesi. Poi più avanti nella poesia si inseriranno anche figure maschili, quindi c'è un nuovo, si identifica subito il destinatario di questa nuova poesia. Le donne e gli uomini cortesi. All'interno sempre della seconda strofa, della prima strofa, scusate, della prima stanza, si identificano poi anche l'oggetto di questa poesia, quindi quello che intende fare anche nella canzone stessa, quindi lodare Beatrice, e si identifica anche quello che sarà lo stile, il tono della lingua poetica utilizzata e si fa riferimento qui e in altri punti della canzone a uno stile leggero, dolce, quindi lo stile e la lingua molto vicini al trobarleu dei provenzali. Procedendo, la canzone presenta la parte centrale che è fortemente incentrata sulla lode di Beatrice e Beatrice viene lodata in tre modi diversi. Nella seconda stanza è una lode che viene fatta attraverso una grandissima iperbole, un'iperbole che in realtà sfocia nella descrizione di un paradosso. Dante ci porta in una dimensione trascendente, quindi arriviamo nel paradiso dove ci mostra i beati e gli angeli che lamentano la mancanza assieme a loro in paradiso proprio di Beatrice. Quindi Beatrice viene descritta come l'elemento mancante, l'unico elemento mancante alla perfezione del paradiso. Arriviamo, che si capisce bene, in un paradosso, perché il paradiso è di per sé perfetto per definizione, quindi non può essere privo di nessun elemento, non può avere una mancanza. Ma in questo caso Dante utilizza questa figura retorica che è appunto l'iperbole, appunto un'esagerazione, crea questa situazione paradossale che è un'esagerazione, proprio per provare ad esprimere qualcosa che è inesprimibile, ossia l'ineffabilità delle qualità, delle virtù, della bellezza di Beatrice. Questa scenetta in paradiso si conclude con Dio che invita i beati e gli angeli a pazientare in questo loro desiderio irrefrenabile di avere con sé Beatrice e di lasciarla sulla terra ancora per quanto lui stesso desidera ancora. Nelle due strofe successive torniamo invece sulla terra. E ancora la lode di Beatrice si rifà in un primo momento alla lode delle sue virtù, delle sue qualità, quindi alle sue qualità che sono principalmente qualità salvifiche, quindi la capacità di salvare l'animo, capacità spirituale proprio di rendere migliore, più nobile l'animo di chi la può, riesce a vederla o riesce a parlarci. E poi abbiamo nella strofa successiva, la quarta strofa, la lode delle
qualità anche, diciamo, fisiche, perché nella quarta strofa si loda invece la bellezza della donna amata. Anche qui si ricorre di nuovo allo strumento dell'iperbole, quindi all'esagerazione, perché Beatrice viene posta come colei che è metro di misura per la bellezza in senso lato, quindi per dire quanto una cosa, una persona sia bella, il punto di riferimento è la bellezza di Beatrice, che è la bellezza. Concludiamo quindi poi la canzone con l'ultima strofa, la quinta, che è un congedo di canzone, quindi abbastanza tradizionale, e in cui Dante riprende alcuni elementi della prima strofa in una struttura circolare, quindi, e ripropone appunto le caratteristiche di questo stile, in particolare il linguaggio leggero e piano, e rievoca il pubblico destinatario di questo tipo di poesia, quindi le donne, gli uomini gentili, e si rivolge alla canzone stessa, secondo un topos tradizionale, e le indica di andare verso colei di cui si canta appunto nella canzone. Questa brevemente la descrizione del contenuto di questa canzone tanto importante per la produzione giovanile dantesca. Se il video vi è piaciuto, lasciate un mi piace. Se ci sono chiarimenti o consigli per altri video, scriveteci nei commenti e ci vediamo alla prossima.